leader della promozione femminile della tennista statale, ovviamente all'interno della Comunità. A questo punto per quella di Manuela Carlotta Federico, applauso per il comandante. Poi al secondo posto Alessandra Ferrazzana, quella di quella di Federico, Mariana Casas, che porta il bianco, guadagna il cammino più alto del proprio. Bene, allora Valentina Manzoni pronta per consegnare il trofeo a Carlotta Federico. Quindi San Vinto per Alessandra Torresani e l'oro per Arianna Casali, podio femminile della gara di Vallelunga, della gara 2 disputata in quel di Vallelunga. Un applauso e vi ricordiamo tutti i protagonisti della verde di Catania. Amici dei motori, un saluto da Fiammetta alla Guidara e bentornati sul circuito di Misano Adriatico per la Euro Series, questa volta in contesto daylight. Siamo alla luce del giorno dopo aver corso sotto i riflettori una gara molto particolare e suggestiva ieri. Diamo intanto subito la linea a Camilla Ronchi, che è in griglia di partenza. A te Camilla. Sì Fiammetta, questo è il penultimo appuntamento per quanto riguarda il campionato Euro Series, un campionato completamente nuovo, l'organizzazione tutta italiana, fa capo a Nova Race. Qui ho Elisa Maioli, team principal di Nova Race. Vi siete inventati nel 2011 la Ginetta G50, ma poi quest'anno invece avete allargato a diverse tipologie. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno Camilla. Abbiamo allargato a nuove vetture nella stessa gamma di performance. I risultati del weekend, soprattutto di ieri, confermano che il balance of performance è fatto correttamente. È una cosa difficile da ottenere, ma di molta soddisfazione, e i risultati lo hanno confermato. Sono stata col fiato sospeso effettivamente ieri perché c'erano vari gialli pre-gara. Avevamo per esempio la Lotus con un problema forse elettronico, forse meccanico, risolto un po' all'ultimo. Avevamo Fredrik Blomstedt con un problema fisico, non stava tanto bene. Eravamo terrorizzati, arriverà l'apertura della finestra o dovrà fermarsi prima con una penalità. Avevamo Mark Spiekeroos con un incidente in moto ormai quasi 10 mesi fa, però ancora un po' infortunato, ce la tantissime farà. Cose. Elisa, sì, ti interrompo perché voglio soltanto fare una battuta con il vincitore di ieri, l'eroe di Spa, Pavel Lefferon, congratulazioni, come sfrutterai questa pole? Provo di fare la partenza abbastanza bene, no? Come quella di ieri, e fare il massimo e prendere il massimo di quello weekend. In bocca al lupo, dalla griglia è tutta, a te Fiammetta. Grazie Camilla, allora siamo pronti per andare a vedere proprio la griglia di partenza di gara 2, che vedete schiera in pole position proprio Lefterov, il vincitore della gara di ieri, con Frimut in prima fila con il secondo tempo, Magnoni e Spiekeroos con il terzo e quarto tempo in seconda fila, Lasagni e Giudice in terza fila e poi Eliste Gangas e Gentili in quarta fila, Baxter e Stefanelli in quinta fila, Konef e Frazza a chiudere lo schieramento di partenza. E io vado subito, mentre i piloti si preparano per il warm-up lap, a dare il bentornato al nostro ospite Gianni Giudici.
Ciao. Ciao Gianni, grazie per essere qui con noi. Ci siamo lasciati ieri sera con appunto, dicevamo, i riflettori accesi sulla pista di Misano e ora siamo invece, che succede? Una partenza incredibile che ha fatto il giovanissimo Leptrop. Mi è sembrato per un attimo con l'effetto dello schiacciamento del teleobiettivo che stesse prendendo in pieno la safety car. Succede anche questo adesso No, per fortuna no. Beh, veniamo da una gran gara di ieri sera che ha visto mescolarsi le carte più volte. Io celebrerei la capacità per la seconda volta di Luca Rangoni, che ha messo a punto una macchina che da metà gara in avanti, come dicevamo ieri sera, ha offerto il meglio di se stessi. Infatti Luca Maglioni ha recuperato molto, come ha fatto nelle prove libere, come ha fatto nelle prove ufficiali. E anche quindi evidentemente Luca ha fatto lavorare le gomme nel modo più opportuno. E l'altro Luca Maglioni è riuscito a gestirla in modo assolutamente intelligente. Ed è arrivato terzo, anzi ricordiamo brevemente. Non è arrivato terzo, scusami, perché questo è arrivato, regolamento sbagliato, assolutamente sbagliato. Terzo assoluto. Non si capisce niente. Primo del... fatto da gente che ha bevuto troppo la mattina presto, eccetera, eccetera. Allora Gianni, aspetta che io riepilogo quella che è la classifica. Quindi ieri ricordiamo vittoria del pilota di nazionalità bulgara che vediamo in pole position, Pavel Leptrop, davanti al tedesco Oliver Frimuth con la terza posizione assoluta di Luca Maglioni, che però è primo della categoria ES, gli altri due appartengono alla ES Plus. Tuo figlio Claudio Giudice, quarto assoluto ma terzo della categoria ES Plus con una Maserati. Alle loro spalle si sono piazzati Manuel Lasagni, Mark Spiekeroos e poi l'equipaggio con Marco Eliste Gangas, che è leader della classifica della ES, quindi delle vetture diciamo meno prestazionali. L'equipaggio diciamo scandinavo, perché Eliste Gangas è svedese e il suo compagno di squadra Blomstedt, scusate, Eliste Gangas è finlandese, il suo compagno di squadra Blomstedt è svedese. E Blomstedt, come diceva Elisa Maioli, ieri aveva un problema di disposizione fisica per cui si temeva che non riuscisse a capire queste classifiche. Ci vuole un decodificatore, un esperto di messaggi segreti. Ma piano piano spieghiamo ai nostri amici che no, ci ma non lo capisco casa. Neanche io, perché poi oltretutto durante il weekend si vengono a cambiare l'assetto della macchina a secondo di cosa ha mangiato a mezzogiorno il preposto al palo su performance. Adesso spieghiamo anche che in effetti le ginetta possono essere o appartenenti alla categoria ES, le ginetta G55, però non le G50, esatto, oppure alla S Plus in base alla sì, ma se tu decidi di mettere dentro un turbo ti inventano un'altra classe. Il mio amico Peroni, Peroni tutti i campioni, se gli telefoni ti fa una classe per il golfino che hai, capisci? Allora Gianni, davvero hai sempre un punto di vista molto particolare che ci piace ascoltare e condividere con te, quindi grazie per essere qui con noi e soprattutto grazie perché ieri, e quindi noi chiaramente ci aspettiamo che tu lo faccia anche oggi, sei stato un veramente un papà d'eccezione, perché hai seguito la gara di tuo figlio ma in realtà hai seguito la gara di tutti e quindi ci hai aiutato a seguirla soprattutto sotto i riflettori in condizioni molto particolari, suggestive, ma dove era difficile anche capire un po' l'andamento della gara. Quindi ora siamo pronti per la partenza, attenzione, gara lunga, 50 minuti. Fiammetta, questi ragazzi che non hanno nome sui giornali, eccetera, sono tutti meritevoli, perché in questo momento sono tutti vincitori. Andiamo. Parlavo con Frenza stamattina che si lamentava. Partenza, semaforo rosso, vediamo il verde che scatta, quindi partiti in questo momento, gas spalancato sul rettilineo, sono proprio davanti alla nostra postazione, in questo momento la nostra cabina di commento è lì sulla destra. Ed ecco con l'ottimo avvio Leptrop che è davanti, poi andremo poi chiaramente a riepilogare le varie classifiche di categoria, però vediamo che la Lotus è già in vantaggio, poi la seconda posizione con Frimuth, la vettura Mégane, che però perde la seconda posizione in questo momento, attenzione, quindi ricordiamo chiuso in seconda piazza ieri, bella partenza di Spiekeroos con addirittura aveva un quarto tempo in qualifica e ora lo vediamo invece battere già subito le posizioni. Tuo figlio lo identifichiamo in quarta posizione con la vettura numero 46, non a caso il numero di Valentino Rossi.
voi siete in famiglia dei tifosi del Pesarese. Non puoi non ammirare il merito, quello che sta facendo Valentino a 36 anni, è incredibile, su una motocicletta che è una cosa molto diversa davvero dall'automobile. Ricordiamo oggi si è classificato in terza posizione. Una gara strepitosa, gli ultimi giri con Pedrosa sono stati accanto al palo. A 36 anni mettersi in gioco così è affascinante. È davvero affascinante. Allora, occhi puntati intanto sulle prime posizioni con le pilota di nazionalità bulgara, che però avete sentito parla perfettamente l'italiano, Lefterov, che ha una storia contro c'è un contatto intanto, ed è proprio una delle vetture protagoniste, quella di Manuel Lasagni, con inconfondibile colore fucsia e una ginetta. Strano che fosse in quella posizione, perché Lasagni è un velocissimo, ha condotto più volte le gare del trofeo ginetta. Partiva in quinta posizione, quindi adesso vediamo se chiaramente gara per lui tutta in salita, 50 minuti c'è tempo per recuperare, però chiaramente vediamo, è danneggiato da questo contatto, vediamo il contatto, è stato spinto dalla vettura 15 che a sua volta era entrata in contatto, ed è quella di Elise Tikhanov che a sua volta aveva avuto un contatto con la vettura 4 di Stefanelli. Gianni, vero, se non ne vado errata la ricostruzione del contatto. Ora vediamo. Guarda che gara Spiekeroos, secondo dietro la Lotus, eccezionale. Spiekeroos, che è un pilota italiano in realtà, Marco Magnoni, guarda che bravo. Magnoni lo vediamo inquadrato con la vettura numero 27. E con dicevamo che Spiekeroos è questo suo pseudonimo inglese, è in realtà un pilota, un gentleman italiano che, come ricordava Elisa Maiori, ha avuto un incidente in moto una decina di mesi fa, quindi ha rotto malamente il piatto tibiale, il ginocchio, il menisco, quindi tutti i legamenti, per cui sta combattendo e diciamo che va molto meglio in macchina che a piedi. Però ancora con quel meccanismo che ha la gamba e il cappello incolto, sicuramente è un grosso successo per le donne. Vabbè, noi di questo non ci occupiamo. Allora, numero 15 e numero 2 under investigation per contatto. Numero 15, quindi si tratta di Elise Tikhanov, con il numero 2 si tratta proprio di Lasagni. Ma è ripartito Lasagni? Sì, okay. Freemuth ha già cominciato con un 43,9. Freemuth, ricordiamo, pilota gentleman anche lui con la Mégane, ieri ha concluso in seconda posizione, adesso è in terza piazza, è appunto facilmente riconoscibile contatto di Freemuth proprio, che ora si è girato e va a ripartire in quadrature per questo accade quando le macchine non sono omogenee. Vediamo cosa è successo. Il contatto con la vettura numero 10 proprio di Spiekeroos, quindi il contatto con Freemuth, e a questo punto Lefterov e Spiekeroos e tuo figlio Claudio è in terza posizione assoluta, ma seconda di categoria se non vado errata. Ok, quindi infatti dobbiamo intanto aggiornare anche i nostri amici a casa su quelle che sono le classifiche di categoria, perché ricordiamo ce ne sono due, c'è cioè una classifica assoluta naturalmente, c'è cioè la classifica poi per le S Plus, Euro Series Plus, quindi quelle vetture che sono più prestazionali, diciamo così. Tra queste rientra chiaramente la Lotus di Lefterov, rientra la Renault Mégane di Freemuth e rientra la Maserati, con la quale tuo figlio ha debuttato dopo aver corso la prima parte della stagione invece. No, ha fatto una gara sola, Claudio è agli esordi, ha fatto pochissime gare a 20 anni. Mi piace invece dire di Lefterov, che ha 17 anni e che è qui in pratica a fare un test, perché domenica ci sarà sempre sulla stessa pista un campionato che ha una maggiore visibilità con la presenza del campionato Black Pen, e lui è qui a fare un test per poi correre nel GT4 della SRO, che niente ha da... il campionato di Elisa non ha niente da invidiare a quello della SRO, anzi a livello di competitività l'avete appena visto, ovviamente è superiore. Molto bello, molto competitivo. Vediamo adesso la vettura di Freemuth, che farà numeri, Gianni, perché adesso con il testa coda lui si trova indietro, però vettura prestazionale,
e sicuramente ora avrà un bisogna vedere se nella toccata non è stato alterato qualche parametro. Guarda, ecco, questo signore, un signore canadese, diciamo che era Baxter, un collezionista di automobili, guarda con che voglia, con che accanimento si batte in mezzo al gruppo. E sicuramente non è facile, troppo seduti in poltrona, è facile dare dei giudizi anche sulla Formula 1. Questi ragazzi qui, perché ragazzi sono, hanno una voglia di emergere che fa paura, guarda. E prima la Valentina ha parlato di sano agonismo, io non ci credo, non è vero, è una bugia, è una delle solite ipocrisie che si dicono in Italia. Quando corri hai solo voglia di cacciare dietro tutto l'avversario e basta. Ah, però prima abbiamo visto il pilota che è in lotta per il titolo nella serie di Pisa, che ha applaudito, era rimasto fermo per noie tecniche ed ha applaudito al muretto. Questo vuol dire essere un gentiluomo, vuol dire, ma quando sei in pista, dentro è un animale che ti rugge, quello e che non ti fa essere una volta abbassata la visiera, sono tutti nemici, devi pensare che quello davanti è un cretino e quello dietro è peggio. Altrimenti se non fai così, se no non fai il corridore, se non fai il taxista, il posteggiatore, Stefanelli intanto accompagni la moglie al mare, eccetera eccetera. Stefanelli intanto numeri con la sua ginetta color azzurro pastello. Che cose belle che sta facendo, bello, la regia intanto ci ha mandato il replay, ma diamo la linea a Camilla Ronchi che è in pit lane. A te Camilla, non sentiamo Camilla. Riprendiamo la linea noi, abbiamo visto il drive-thru della vettura numero 15 per il contatto e andiamo a vedere, la regia di Mauro Valentinucci ci mostra il motivo del drive-thru e quindi la vettura numero 15 era quella di Eli Stegangas che è stato penalizzato per il contatto. Io non l'avrei dato. Diamo la linea a Camilla. Sì, con Luca Ragoni, prima ti facevano i complimenti per la messa a punto della vettura, anche Gianni Giudici ha speso parole positive nei tuoi confronti, dammi un giudizio velocissimo sul campionato. Il campionato è un campionato divertente, molto competitivo, con tante macchine a livello di marche, ci vuole un po' di pazienza, stiamo crescendo. Per quel che riguarda la ginetta G55, io e Per Greffi abbiamo fatto un bel lavoro, ci siamo messi 3 giorni a lavorare a testa bassa, perché quando abbiamo ricevuto dall'Inghilterra era un po' così e l'abbiamo messa un po' a agio, a suo agio per tutti i piloti. Adesso piace molto anche ai gentlemen ed è quello che volevamo noi. Grazie Luca. Ciao. Grazie Camilla. Intanto rivediamo il sorpasso di speaker boss che subisce appunto il sorpasso, ma attenzione perché ci arriva anche la comunicazione che il proprio speaker boss dovrà fare un drive-thru per il contatto con la vettura numero 24, quindi quella di Freemut. Abbiamo visto prima appunto il contatto che ha generato il testacoda e ora il recupero di Freemut è abbastanza faticoso perché sì, è più veloce adesso, vedo nel secondo intermedio, però chiaramente fa fatica a farsi largo. Vedi che non si riproducono più i tempi di ieri, quando dicevo che la temperatura, la pressione eccetera favorivano i motori. Oggi il caldo, stiamo girando anzi molto più di un secondo, quindi ieri Freemut faceva 42. Si corre meglio di notte, quindi tante cose si fanno meglio di notte. Di notte sicuramente un bello spettacolo quello che ci ha offerto ieri la Euro Series, è una gara in notturna che si va ad inserire nel calendario, che a partire da questa gara quindi seguirà il campionato AC Racing Weekend per anche l'appuntamento del Mugello che si disputerà, ricordiamo, il 17-18 di ottobre. Ricordiamo anche che il campionato ha il suo primo anno di vita, come ricordava Camilla Ronchi con Elisa Maioli in apertura di collegamento, ha vissuto la sua prima gara ad aprile al Paul Ricard in Francia, poi l'appuntamento allo Slovakia Ring nella Repubblica della Slovacchia il 21 giugno, poi il 5 luglio in Austria al Red Bull Ring e poi il 6 di settembre in Belgio a Spa-Francorchamps. Stupendi questi circuiti che sono stati appunto protagonisti, teatri dell'Euro Series e ora qui a Misano per poi concludere il Mugello. Fa il drive-thru, ecco, vediamo le inquadrature. Quindi avete visto le due ginette G55 nelle prime 4 posizioni, quindi il lavoro che è stato fatto di messo. Ecco il motivo per cui è stato combinato. Questo è il sano agonismo di cui parlavate prima. No,
noi parlavamo di quello dopo che si scende dalla macchina, quello che dicevamo prima anche noi. No, siamo d'accordo con la Valentina Albanese, anche lei chiaramente da pilota, che quando tiri giù la visiera non ce n'è per nessuno, giustamente. Però intanto la rimonta di Freemuth si sta facendo sempre più consistente, anche se appunto il recupero è difficile. Adesso si è stabilizzato in quarta posizione, Magnoni è terzo, tuo figlio intanto è in seconda posizione assoluta. Sì. E sta girando e sul... Però gli arriva sopra Magnoni sicuramente, perché le gomme di Magnoni funzionano molto molto meglio. La Maserati pesa 1400, con la benzina 1480 kg, l'altra pesa 1000 kg. Magnoni però, ricordiamo per i nostri amici che ci seguono da casa, è un'altra classe, per cui comunque anche se dovesse avvenire questo sorpasso... Claudio, questo Giudice non ha impedito un duello ieri sera, addirittura con le bandiere bianche e nere, eccetera. Ma poi mi raccontavano che c'è stato poi anche un chiarimento sotto al podio, quindi con un piccolo battibecco sulla scala per il podio, che poi si è concluso sportivamente con le scuse reciproche per la collisione che c'è stata fra appunto Claudio e Magnoni. Dopo che sono le macchine che vanno in parco chiuso, bisognerebbe tenere i piloti lontani 5 minuti. Hai ragione. Poi siccome sono tutti dei signori, sono tutti dei bravi ragazzi, recuperano intelligenza, modo e maniera. In pista, come dicevamo prima, invece l'ardore, l'agonismo porta quindi, certo. Vediamo intanto il confronto in questo momento tra Speakerbos, che sta recuperando su Zonev. Vediamo Zonev che si intraversa, non voleva accendere la posizione, l'ottava posizione. Speakerbos è chiaramente più veloce, si trova lì. Vedi, perché ha dovuto fare il drive. Una gara di un'ora, il dire fuori di gara dovrebbe pensarci bene prima di dare un drive full, perché il drive full vuol dire aver chiuso la gara. Ci sono altre forme di penalizzazione. Ecco il sorpasso. Sì, per esempio, perché non mettono dei dissuasori. Lì i circuiti devono essere più pericolosi, se no sono dei videogiochi così. Vediamo intanto che belle queste inquadrature da più camere. Vedi, che ci mostrano il sorpasso. Allora, le percorrenze diventano diverse, i circuiti devono tornare ad essere pericolosi, se no è finita. Come quello di Pergusa. Come era una volta quello di Pergusa, come sono stati tutti i circuiti veri. Adesso abbiamo imparato a mettere queste chicane. Scarichi 6 macchine, li ricarichi 6, se spendi tanti soldi a provare delle gomme diventi bravo. Naturalmente non intendevamo dire che il circuito di Pergusa è pericoloso, ce ne guarderemo bene. No, ma è stato pericoloso in passato, era un tempio della velocità vera. Soprattutto i dissuasori, quelli che dicevi tu, in quel caso mi hai fatto pensare a Pergusa. Vediamo la vettura numero 7 di Gentili, intanto davanti a Stefanelli, che numeri che si stanno svolgendo in pista. Questa è la lotta per la sesta posizione, ricordiamo Gentili con la livrea rossa, una Ginetta GC50 numero 7. Ieri lo abbiamo visto concludere alla fine in ottava posizione, e aveva tra l'altro nelle fasi finali avuto un contatto lungo tanti metri con la Maserati numero 33, quella di Baxter, che poi si è conclusa senza rotture, però è stata spettacolare. Vediamo ora il confronto proprio tra Gentile e Stefanelli, eccolo inquadrato in questo momento. Stefanelli che ieri invece ha concluso la sua gara in nona posizione, ancora numeri, qui il replay ci manda ora Zonev, che già prima abbiamo visto in... ha un assetto molto ballerino dietro, abbiamo visto un po' di traverso mentre veniva sorpassato da Speakerbos e non voleva cedere la posizione. Speakerbos intanto sta recuperando, è in ottava piazza, ma per quanto riguarda la sua classifica dovrebbe essere in quinta, perché i primi tre, cioè Lefteroff, Giudice e Freemuth, appartengono alla categoria S+. Eccola intanto la splendida Maserati numero 33 del collezionista canadese Baxter, che corre tra l'altro con i tuoi colori, Gianni. Sì, queste sono due macchine che appartengono alla scuderia Maserati. Giudice. No, alla Maserati. Vediamo. Noi le gestiamo soltanto. Bello questo sorpasso di te. Finisce largo Stefanelli. È finito il cinema. È
quindi adesso recupera, vediamo. Intanto la vettura numero 10, Stefanelli Indomito, io lo ricordo per una battaglia con il famosissimo e grandissimo Alessandro Nannini, hanno andato a dirgli non è forte come me. E quindi Stefanelli, numeri in pista con guarda come l'ha controllata quella bravissima. Bravo, se l'ha contenta sua moglie Stefanelli, quindi deve accodarsi. Un'altra gara questa, vedi? Un'altra gara, perché questa è una macchina con... Questo è l'estero. Prestazioni. Questa macchina costa più di 200.000 euro, non lo capisci? Ecco, un discorso molto importante che facevi ieri, Gianni, che vorrei ripetere anche per gli amici che non ci avessero seguito ieri, è proprio che il fatto che la Ginetta è una vettura molto economica e anche a livello di gestione, perché non c'è tanta... ma è molto prestazionale, infatti. Però ecco, come dicevi tu, il costo di acquisto è sicuramente inferiore rispetto ad altre vetture. Ma anche la gestione, che è importante, la gestione. È una gestione che puoi fare da te, puoi farla con l'aiuto degli amici. Questa macchina qui invece è come la Ferrari, un GT3 in realtà, non un motore Coifer, c'è un motore 3.500 della Lotus che è stato portato a 4.000 della Coifer, c'è un cambio extract da corsa. Ricordiamo che l'Efterov ha soltanto 17 anni, ha pochissime ore di gara sulle spalle, però ha fatto il go-kart, ha fatto tanto go-kart. Che ha fatto il go-kart come un ufficiale che ha fatto l'Accademia, West Point, Morosini. Bellissimo questo confronto, e quindi rende molto l'idea di quanto sia proprio una scuola quella del kart, e queste immagini del resto parlano sole, perché quanto più ci sottolinei che la vettura è prestazionale e potente, quindi tanto più bravo è lui a guidare. La così conciata era una barca vera, perché è troppo alta la terra, l'hanno appesantita, l'hanno penalizzata, lui sta guidando con proprietà, proprietà dell'interno. Gianni, che qui in cabina di commento con noi, ha soltanto ecco, 20 anni, Claudio. Vediamo il sorpasso di Magnoni. No, ancora chiude la porta. Bene, ma c'è della Claudio. Luce dentro di loro, il pubblico mostra una gentilezza reciproca, invece è data da qualche altra gara. Attenzione, qui si scoprono in retroscena. Quindi... Magnoni non sopporta che un ragazzino gli stia davanti. Il ragazzino dice che è questo vecchio che c'è quel sano, c'è quel sano agonismo, Gianni, quindi per il sano agonismo vedrai che probabilmente si toccano, si sono già toccati ieri sera. Eh sì, abbiamo visto anche ieri tu parlavi del il contattino, sì. Vediamo, intanto allunga Claudio, che ricordiamo ha 20 anni e studia ingegneria, no, quindi è iscritto in ingegneria. Che... sua mamma dice che non studia. Ecco, che dovrebbe che studiare ingegneria. Che è mia, che lo porto alle corse, ovviamente. Ma lui così studia approfondisce ingegneria meccanica, visto che studia ingegneria meccanica, e quindi questo è il modo migliore per studiarla. Quindi noi facciamo il tifo perché lui sia qui, e soprattutto perché ci regali queste belle immagini io che stiamo credo vedendo che adesso. Quello che tu hai definito sano agonismo poi produca al lunedì un senso di responsabilità maggiore, perché quando un ragazzo si è espresso nel mondo dello sport, comunque esso sia, il lunedì ha eliminato le tossine della fatica, non solo quella fisica, e poi soprattutto sta lontano da certi ambienti, non ha la cresta con i capelli, non ha l'orecchino, non ha i tatuaggi, e questo sono orgoglioso. È infatti merito di sua mamma. Lo sport, qualunque esso sia, è sicuramente la miglior palestra per la vita, io direi, quindi sono perfettamente d'accordo con te, Gianni, e quindi bene è che... Vedi, questa è la guerra del gatto col topo, Magnoni sa che lo passa, anche perché le gomme di Magnoni, man mano che girano, acquistano aderenza, quelle di Claudio invece sono penalizzate. Vuoi anche, perché ci hanno dato una mescola, e questa è una delle... perfide del regolamento, che niente a che fare con questa macchina. Intanto si è aperta la finestra della pit lane, e quindi da questo momento in poi i piloti possono rientrare per effettuare la sosta obbligatoria, e chi corre adesso in voglio equipaggio... vedere l'intelligenza del mio box, attenzione. Vediamo, perché qual è la strategia migliore, Gianni, qual è la strategia migliore? Io avrei fermato Claudio, perché in questo momento guarda negli specchietti e rischia di farsi prendere.
quindi certo toglierlo dall'impaccio in questo, esatto, momento, in perché questo ha momento. Magnoni che gli soffia sul collo. Niente, hanno scelto un'altra soluzione. E invece Magnoni, vedi, bravissimo, rientra. Magnoni quindi è rientrato, alla fine ha preferito lui continuare questo confronto, quindi adesso si anima la pit lane, questo è uno dei momenti più belli. I liquidi con un ventilatore, un fortuno. Tra l'altro l'Efteroff che era leader. Sta ripristinando le pressioni. Ecco, bene sapere quindi quello che succede. Nel frattempo sono salite, quindi vanno riportati i giusti valori. Ed ecco le inquadrature per Claudio Giudice, che in questo momento è leader, ricordiamo, quindi l'Efteroff è in sosta in pit lane per la sosta obbligatoria. Primut intanto è risalito con la Renault, la Super Megane direi, categoria S Plus, ora è a 5 secondi da Claudio Giudice, la terza posizione per la Maserati di Baxter, ma le inquadrature ora sono proprio per la Maserati di Claudio Giudice, che ieri ha concluso in terza posizione nella categoria ES Plus. Ora le inquadrature vanno su Speaker Woz, che ha avuto una gara abbastanza concitata, partito molto bene ma poi è incappato nel drive-thru per un contatto, e quindi vedi quello che sta succedendo adesso, no? È molto brutto dal mio punto di vista, perché Frim niente da dire sulla sua capacità di guida, però è un'altra macchina, è come se l'Inter giocasse contro il Pavia, capisci? Certo, è chiaramente una vettura dalle diverse performance. Ha ricordato Elisa Maioli in apertura, chiaramente viene fatto un balance di performance per andare ad equiparare i valori in pista, però attenzione perché ora è uscita di nuovo in pista la Lotus di Lefteroff, di questo 17enne che ha approdato a Spa nel campionato Euro Series, ha fatto subito doppietta, ieri ha vinto la sua terza gara. Ecco intanto Claudio che rientra ai box, quindi sosta anche per lui, vediamo di capire cosa si dicono. Pausa quindi anche per chiaramente il pilota, oltre che per la vettura, quindi ci si rinfresca un po', non fa caldissimo ma nell'abitacolo della vettura si guida molto bene questo ragazzo, una guida molto pulita. Baxter quindi che ora cede il volante ad Alessandro Fogliani, giovanissimo anche lui, alle prime gare della sua vita, e quindi da sottolineare anche la sua prestazione. Ora andremo poi a ragguagliarvi chiaramente sulle posizioni non appena tutti avranno effettuato la sosta obbligatoria e poi avranno effettuato anche il giro di lancio dopo essere usciti dalla corsia box per andare a misurare quali sono gli effettivi distacchi. Ci sorprende un po' Eliste Gangas, che anche ieri questo equipaggio scandinavo ha chiuso in posizioni che non gli appartengono, ha chiuso soltanto in settima posizione assoluta, però abbiamo saputo che appunto il suo coéquipier ha questo problema appunto fisico, questa indisposizione, per cui può darsi che questo chiaramente abbia condizionato la sua gara. Vediamo adesso, dovrebbe salire proprio il suo compagno di squadra, che è appunto il pilota che ieri non stava tanto bene, quindi vediamo che cosa succede. Esce intanto anche la Maserati di Claudio Giudice, vediamo in quale posizione quindi si troverà. Dicevamo sulla vettura numero 15, al posto di Eliste Gangas sale Blomstedt, Fredrik Blomstedt, un finlandese e uno svedese, con la Ginetta G50, le inquadrature per Lefteroff, e ora la vettura di Gentili invece che rientra in pit lane e corre da solo, Roberto Gentili. La vettura numero 4 è quella di Stefanelli, che invece ora accederà il volante a Luca Lorenzini con la Ginetta G50 anche per loro. Sono due le Ginetta G55, una è quella di Luca Magnoni e l'altra è quella di Speaker Boss, che accederà
anzi ha ceduto già, perché l'abbiamo già visto prima, il volante a Cristoni, che ora è una delle cose salienti più importanti di questo campionato, è che Elisa è riuscita a creare un ambiente, un'atmosfera molto camerattesca, molto accogliente, per cui al di là della prestazione in pista capita di dire si era da oggi hanno festeggiato dei compleanni, è sempre attenta agli aspetti umani della corsa, tu hai sottolineato prima, o l'ha detto lei, anzi, che qualcuno ieri non stava bene, temeva che eccetera, quindi c'è un bello è un'atmosfera spirito che non c'è in altri campionati. Molto bello. Direi che non ci sono gelosie, non ci sono invidie, tutto si stempera nei 10 minuti dopo la gara quando uno accusa l'altro della truccata o del cambio chiuso. Questo è un bel modo di correre, soprattutto per gente che durante la settimana deve andare avanti nelle aziende e a che fare con della gente come Renzi e Mario Monti. Grazie Gianni per averci trasferito quindi queste sensazioni. Diamo la linea a Camilla che è in pit lane. A te Camilla. Sì, con Mark Ellis e Kangas. So you told me that you are not completely satisfied on your performance for the weekend so far. Yeah, the weekend has been very difficult because we haven't had so much training on this track, and also the balance of performance is quite strange right now. And when you are, it was your first time in Misano? Yes, it was. And when you are slower than other ones, you have to take bigger risks. Sometimes the risk pays off, sometimes it doesn't pay off. Probabilmente al fatto che loro non conoscevano il tracciato e quindi hanno dovuto partire molto più piano per poi conoscerlo meglio alla fine. A te Fiammetta. Grazie Camilla, quindi sì, una gara difficile per l'equipaggio scandinavo, Gianni. Ma poi che aplomb, hai visto che modo, vero, che maniera, che bei ragazzi, composti, molto e bello da vedere. Le inquadrature ora in replay per l'azione tra il compagno di squadra di Speakerboss e quindi Cristoni Gentili. E Gentili. Cristoni è tornato quindi in quinta posizione, il drive through abbiamo visto prima per Speakerboss che lo aveva cacciato nelle posizioni di rincalzo, inquadrature per Lefteroff che è ritornato in testa, quindi a questo punto possiamo anche dare un aggiornamento sulla classifica che mi sembra si sia abbastanza normalizzata. Però vedi, al di là delle capacità di guida c'è troppa differenza tra la macchina leader e le altre, non c'è competizione. Allora perché questi geni del balance su performance non fermano la gara, non decompattano tutto? Faccio perché questa è una follia, no? Se questo deve essere lo spirito, mettere tutti, guarda che dopo questo è dato mezzo giro. Sempre molto provocatorio il nostro Gianni Giudici, a noi piace che sia così perché sono sempre degli spunti molto interessanti. E Lefteroff in effetti ha 12 secondi e 3 di vantaggio su Magnoni e vediamo, aspettiamo ora i prossimi passaggi. Con intanto Camilla però che ci chiama dai box. A te Camilla. Sì, con Mark Speakerboss che non è completamente d'accordo con la decisione del giudici del drive-thru. Beh, ovviamente no, diciamo che prima è entrato a vita persa e staccata dove non c'era, diciamo, possibilità poi di girare la macchina, ci siamo toccati, mi pare giusto il drive-thru a lui ma non a tutti e due, e quindi abbiamo ipotecato, diciamo, la vittoria che probabilmente oggi era a nostra portata. Eravate partiti molto bene. A te Fiammetta. Grazie Camilla. Gianni, tu avevi già, insomma, una tua idea sia abbastanza come simile. Come l'ambito di una partita di calcio, meno interviene, meglio è che si diano dei calci, che facciano dei falli, se non sono cattivi. Cioè questo è automobilismo, non è una passeggiata con le allieve del Poggio Imperiale. Certo. È un balletto, un gioco del calcio, sono volontà avverse, ci sono delle cattiverie, ci sono delle cattiverie, ci sono delle cattiverie. Secondo te Alonso e cosa vanno al mare insieme? Assolutamente no, Rosberg va al mare con Hamilton, no? Di notte uno sogna di uccidere quell'altro. Oddio, questo mi auguro di no, però... Sì, ma è così, credimi che è così. Poi dopo uno è stato educato bene, scende e dice, vinca il migliore. Canotto infatti disse, no, speriamo di no, perché se vince il migliore è finito. Lefteroff, vantaggio di 12 secondi su Magnoni, Frimut che è riuscito a risalire ed è in terza piazza, seconda della categoria Plus, con Claudio Giudice terzo della categoria Plus e in quinta posizione, quindi secondo della categoria ES, e Cristoni che corre in coppia con Speakerboss che abbiamo sentito prima ai microfoni della nostra Camilla Ronchi, che è appunto un po' in disagio
disaccordo però con ieri la sera c'è stata gara, adesso non c'è gara, vedi, adesso passa uno ogni morte di papa e la nonna dice saluta la nonna, guarda la mamma, eccetera. Ma no, abbiamo visto dei bei confronti all'inizio, anche dei contatti, ma adesso oramai adesso... le prestazioni delle macchine sono diverse. Vediamo cosa succede intanto, dai, vediamo se Gentili, che sta girando con un buon passo, riuscirà a infastidire Cristoni, ma soprattutto Fogliani. Sì, bisogna che gli altri si sparino la testa, perché Gentili prende, ci sono 35 secondi di distacco, bisogna che si suicidino. Adesso c'è un secondo. Intendevo se c'era la possibilità di sorpassare Cristoni. Vediamo Gentile Cristoni, che vedete inquadrato in questo momento, lotta per la quinta posizione. Certo, la lotta per cercare di risalire è impossibile in prima posizione. Si stanno impegnando al massimo, però la diversità delle macchine, se c'è il balance of performance, ma il balance of performance bisogna avere delle competenze. In Italia può fare lo Scanelli, l'ingegnere Limone, l'ingegnere Lombardi, ma gli altri cosa vuoi che ne capiscono? Il balance of performance. Non sanno come si chiamano, devono telefonare a casa per saperlo. Allora, vediamo Cristoni adesso sta difendendo la quinta posizione. Questo però è un confronto abbastanza, adeguato, perché le vetture sono di prestazioni molto simili, quindi qui è un po' il piede del pilota. Vediamo la regia cosa ci mostra. Sta andando molto forte, ma continua a girarsi. Sonef si è girato tre volte già. Intanto penalità, attenzione, di appena un secondo e uno però per la vettura numero 24, che è quella di Fremont, per evidentemente il pit stop irregolare. Non capisco, un secondo vuol dire che ha... la regia intanto ci mostra il largo... nel confronto tra Gentili e Cristoni, per avere una percorrenza più veloce, no? Hai visto, lo tagliano tutto, poi una volta gli danno il drive through, una volta non gli danno niente, e di solito c'è una segnalazione della bandiera, ecco, qui e lui è uscito con tutte e quattro le ruote. Non lo fai con cattiva volontà, certo, sei portato proprio, quindi di tanto in tanto. Infatti nella giornata di oggi abbiamo visto diverse segnalazioni e ammonimenti per... Sì, ma se io e te adesso volessimo entusiasmarci per la gara, non riusciamo a trovare un pretesto, passano queste macchine, ecco, adesso Magnoli passa a Frino. Ma noi siamo... Io perché la devo macchina dire più che... performante che c'è in pista, io la trovo, la sta guidando molto bene e le sue gomme stanno fornendo il massimo della prestazione. Ecco, intanto anche le segnalazioni per Claudio Giudice, che ora ha... vediamo il sorpasso, tanto la regia ci mostra la vettura numero 27 di Magnoni, il confronto con Frimut, che però riesce a chiudere avanti con la Mégane, e poi rischia Magnoni quasi di tamponarlo con l'incrocio di traiettorie, e questa però chiaramente rappresenta una lotta che viene spontanea tra piloti in pista, ma ricordiamo ai nostri amici che ci seguono da casa che sono due categorie diverse, come del resto è agevole anche vedere dalla tipologia Magnoni di vetture. Magnoni è andato a Lourdes, è diventato un gran pilota. Magnoni veramente... Con l'impegno, la perseveranza, è diventato un gran pilota. Diamo la linea a Camilla, che ci chiama dai box. Allora Stefano, sicuramente meglio rispetto a ieri, però ancora non ci siete, ancora la vostra ginetta non è al 100%. Miracoli succedono raramente, eravamo talmente indietro di setup, però abbiamo migliorato, almeno ero in condizione di giocarmela. Un po' di spettacolo l'abbiamo fatto, ieri sera stavo veramente deprimente, girare da solo non mi era mai successo. Ma ascolta una cosa, su cosa avete lavorato principalmente? Avevamo tantissimo sopra, abbiamo cercato in tutte le maniere il sotto e non siamo riusciti ancora a trovarlo, quindi è molto strano. Adesso dobbiamo verificare la macchina da cima a fondo, perché c'è qualcosa tecnicamente che non torna, però... Anche Jaguar sta girando benino, insomma siamo lì che ci giochiamo la vittoria delle G50, per cui... Ti vediamo ancora al Mugello? Spero vivamente di sì. Grazie. Grazie Camilla, quindi Stefanelli, ricordiamo vettura numero 4, c'è Jaguar in equipaggio con lui in questa occasione, sono adesso in settima posizione assoluta, però insomma avete sentito, hanno dei problemi che non sono riusciti a risolvere. Inquadratore per un Magnoni che, come dicevi, effettivamente ha avuto un bello scatto, è riuscito a trovare un ottimo feeling con Misano, è uno dei fedelissimi da 4 anni, è la macchina migliore che c'è in pista in questo momento, è socio di Nova Race, anche ha avuto questo esploit positivo proprio dalle prove di Misano, però sì, ma è uno che
che ha costruito un se stesso molto molto efficiente, partendo da una base, non era un corridore con un passato importante. Oggi invece sta facendo una gran gara. Gran gara quindi per Magnoni. Hanno lavorato molto a monte della gara, mettendo a punto la macchina, quello che ha insegnato Niki Lauda ai tempi, quando Regazzoni, che era fornito di maggiore velocità, passava le sue serate in altri ambiti, invece Niki faceva fare alla macchina il giovedì quello che aveva dovuto fare la domenica. E quindi era sempre avvantaggiato. Adesso ci sono i rilassati computer, allora bisogna essere capaci, capacità di collaudo, e lì che aveva molta sensibilità e soprattutto finalizzava il lavoro di un uomo eccezionale come Fulghier. E intanto proprio Jaguar però ha siglato adesso il proprio miglior giro, 1.45.2, settima posizione assoluta. Bravissimo, vedi che tutti si battono fino alla fine. Vedi, infatti c'è un, io direi che c'è un confronto, se non vediamo proprio magari il confronto diretto, ma ne stiamo vedendo qui, c'è proprio il confronto contro il cronometro che ogni pilota ha veramente insito in sé. Ecco intanto il confronto ravvicinato tra Frimut e Magnoni, ma come ci evidenzia Gianni Giudici, il nostro monitor circuito chiuso ci segnala che il team manager, la vettura numero 24, e quindi quella di Frimut, è richiesto in race control, in direzione gara. Alla luce della classifica che gli interessa, si accontenti di stare dietro in attesa degli eventi, perché in questo momento è il primo della sua categoria. Già. E quindi ha recuperato molti punti nella classifica assoluta. Assolutamente, ricordiamo la classifica assoluta, Frimut ha 119 punti, Marco e Fred, come vengono chiamati. Grazie, in Magnoni, modo, però ha fatto il mio tempo adesso, il suo mio tempo adesso. In modo semplicistico, diciamo, Marco e Fred, l'equipaggio scandinavo, no, nell'assoluta, diciamo, hanno 98 punti, Magnoni ne ha 79. Ma quello che ci interessa di più, la categoria ES, vede Fred e Marco a 128 punti, Magnoni a 100, mentre Frimut ha matematicamente vinto la categoria ES Plus, anche se non dovesse più correre nella gara del Mugello. La linea Camilla che ci chiama dai box. Sì, con Silvestro D'Amico, Maserati Corse. Allora, il vostro debutto qui a Misano, siete lì dove volevate essere con i piloti? Ah, stiamo finalmente provando la macchina in configurazione GT4, dopo un'assenza di 4 anni, perché l'ultima gara in GT4 è stata fatta 4 anni fa, abbiamo verificato dei setup nuovi per competere in questa categoria e questa è la gara di debutto per vedere che il BOP possa essere utile per gare future. Una battuta velocissima sul campionato, un suggerimento magari per il prossimo anno? Dobbiamo capire un po' i costruttori e gli altri team dove vogliono andare. Il GT4 potrebbe essere una categoria molto appetibile, visto che il GT3 sta andando su come prestazioni e come costi. Speriamo che ci sia un interessamento maggiore anche di altre case costruttrici e di altri team. Grazie mille. Grazie Camilla, quindi questo ricordiamo che è il primo anno del campionato Euro Series, Nova Race ha debuttato con la Ginetta Cup, ci sono state 3 edizioni, poi lo scorso anno c'è stato invece l'approccio con il European GT4 Series. In realtà è lo stesso discorso, è cambiato soltanto di nome, il campionato era estremamente consistente all'inizio e si ripete adesso, nonostante una crisi economica che ovviamente si riverbera anche le macchine da corsa. Intanto le inquadrature per l'Efteroff. Frazza che però non sta molto bene, quindi la sua prestazione è un po' penalizzata dalla condizione fisica che non è ottimale. Magnoni ha passato Frimut e Claudio Giudice sta viaggiando in quarta posizione assoluta, ma chiaramente si tratta della terza per quanto riguarda la classifica ES Plus. Cristoni è quinto assoluto e secondo della categoria ES con Gentili alle sue spalle. Quindi questa è la situazione, intanto mancano soltanto 10 minuti e mezzo allo scadere del tempo regolamentare, quindi gara che ha ormai già vissuto 40 minuti che sono praticamente volati. Alla fine comunque il confronto non è mancato, diciamo, per nessuna posizione, veramente se le stanno dando di santa ragione dalle prime posizioni alle retrovie, come è giusto che sia, perché ogni pilota, e tu ci insegni Gianni, entra in pista per comunque sopravanzare il pilota che precede. Allora, in ogni macchina si consumano dei drammi ovviamente, però la visibilità esterna stavolta è stata debole perché non abbiamo visto molte cose, mentre ieri sera è stata una gara entusiasmante. Ieri sera molto bella, anche con il fascino poi delle luci, dei riflettori, dei fari.
vediamo ancora le inquadrature per Claudio Giudice in solitaria, direi abbastanza tranquillo nella sua posizione, perché ha un buon margine di vantaggio. Guidare una Maserati ieri sera, tutto contento. Bello questo che ci dici. Eh beh sì, insomma, a quell'età lì sei. Ricordiamo, giovanissimo, 20 anni, quindi sicuramente un già un grosso successo potersi sedere al volante di una vettura così prestigiosa. Durante la settimana guido una Up da 70 cavalli, oggi guido una macchina da 450, quindi credo che per lui ci sia un upgrade anche sul piano personale notevolissimo. E chissà che poi, confermami se la mia opinione è giusta, ma io penso sempre che il fatto di correre poi in pista ti insegni anche dei comportamenti più corretti su strada, anche oltre che nella vita. Che di tutti i piloti che ci sono oggi qui in pista, tranne uno, credo che nessuno abbia possibilità di carriera, quindi questa è solo passione pura. Quando tu hai vinto qui, sono speso dei soldi, vai a casa, ti chiama la banca, ti scusa, hai comprato le gomme, si guarda qui, ce l'ha pagato il segno. Non è che questi piloti hanno di fronte un avvenire agonistico, anche perché l'avvenire agonistico passa solo attraverso un posto. C'è solo mio amico Nannini che non ha guidato il go-kart, poi è salito, eccetera. Quindi questi ragazzi con un po' di percussione. Per il numero 24, per Fremont, attenzione, scusami Gianni se ti ho interrotto, perché ho visto segnalazioni dal muretto, il drive-thru, e ora sul nostro monitor interno compare anche la vettura alla quale è stato combinato il drive-thru, e la vettura numero 24 di Fremont. E io sono assolutamente contrario, perché sicuramente c'è stato un eccesso da tutte le parti, ma io non ho visto scorrettezze. Questi drive-thru appiccicati in questa maniera penalizzano la competizione di uno che si è impegnato molto, io non l'ho visto. Però aspetta, ci compare adesso un'ulteriore segnalazione per pit stop e regolare. Pit stop con il tempo imposto, è una cretinata, uno è più svelto a cambiare, che vada, ma perché devo avere il tempo imposto? Questo al momento è il regolamento, però certo, niente certo, vieta, che... Subirne, beh, però niente vieta che si possa fare un regolamento dove effettivamente il più veloce. Abbiamo la Merck, tu ti rendi conto, abbiamo la Merck che ci dice cosa dobbiamo fare, figurati tu. Allora, Fremont però, vedi, tu sei molto sportivo Gianni, perché con il suo pit stop irregolare, quindi se è drive-thru, alla fine va a perdere, credo, quella seconda posizione che ha in classifica al momento della S Plus, e quindi vuol dire che Claudio eredita una posizione. Sì, ma quello però che sta facendo in pista se l'è meritato Fremont, al di là del mio concetto del vano superforte. Questo ragazzo ha guidato, ma perché devi fermargli la corsa? Perché si è toccato con il padre, non si è toccato con nessuno. No, era per il pit stop irregolare. Ma è lo stesso, gli dai una penalità, un secondo, due secondi, siccome hanno il computer, li sanno usare, ha visto cosa ha guadagnato, lo penalizzi, ma anche questo non mi piace. Sono corse in macchina, no? Qui ha finito. Quindi drive-thru per Fremont, Oliver Fremont, ricordiamo, pilota di nazionalità tedesca, che comunque ha già vinto il titolo con anticipo, perché ha veramente dominato la categoria Plus, quindi va ad affrontare con regolarità il suo drive-thru. Vediamo dove uscirà e quanto tempo avrà perso chiaramente in questa sosta. Tra l'altro la corsia di Misano è anche abbastanza lunga, quindi effettuare un drive-thru qui è abbastanza... Poveretto, si è già girato da solo, si è autopenalizzato, eccetera. Non dovevano farlo correre, questo è un altro ragionamento, perché questa macchina non esiste sul catalogo di una casa automobilistica, una macchina da corsa. Lefterov, intanto le inquadrature tornano proprio sulla Lotus con Magnoni, la seconda posizione per lui è 11 secondi e 4, ed ecco anche quali sono i nuovi tempi, quindi Giudice in terza posizione con il numero 46 che ci ricorda tanto Valentino Rossi, e poi Fremont in quarta posizione dopo il pit stop, dopo il drive-thru. No, direi proprio no, perché mancano 5 minuti e 30 allo scadere del tempo regolamentare, quindi davvero manca ormai pochissimo. E vediamo, il distacco è di 10 secondi da Claudio Giudice, quindi Pistone ne ha 5, ci sono ancora 3 giri e mezzo. Ecco, passa intanto ora Lefterov sul traguardo, mancano ancora 5 minuti, 1 minuto e 44 all'incirca il tempo per percorrere una tornata. Questo è il crono di Lefterov, che ha comunque vantaggio di tutta sicurezza su Magnoni, che transita ora a 12 secondi e 3. La terza posizione di Claudio Giudice, che sta
viaggiando con la Maserati della scuderia del papà Gianni Giudici, che è qui in cabina di commento con noi e che appunto sta analizzando invece con grande sportività tutta la gara. La Gianni. Macchina di questo ragazzo ungherese che è in testa e che appartiene a un'unione ungherese, gestita a Pavia da Castellazzi, che è un grosso esperto di go-kart e che a quanto pare è bravissimo a gestire anche la Lotus, perché questi sono i risultati. Eh sì, davvero un ottimo risultato, una serie di vittorie che è iniziata sul circuito di Spa, ha fatto doppietta sul circuito belga e adesso nuova doppietta, manca ormai pochissimo, per scaramanzia non lo diciamo, ma tutto fa pensare che possa siglare la doppietta dopo la gara in notturna che ha vinto ieri. Poi alle sue spalle si sta per piazzare Luca Magnoni, un riscoperto, ritrovato Luca Magnoni, che si sta per piazzare al primo posto della categoria ES con Claudio Giudice terzo assoluto ma secondo della ES Plus. Deve essere stato difficile anche per il regista, perché qui oramai passa una macchina ogni morte di papa, quindi è difficile enucleare dei momenti di ardore agonistico, di calore, di colore. Ma noi godiamo dello spettacolo della guida, no, di questi piloti. Abbiamo la percezione, bravo, bravo, ma è difficile da capire. Tutti stai arrampicando sugli specchi per giustificare una corsa che è penosa da vedere. Tanto è stata bella invece quella di ieri sera. Ieri è stata assolutamente molto bella, però sicuramente anche questa gara ha offerto tanti spunti e tante sorprese, anche con i contatti, soprattutto nelle prime fasi. Le prime fasi. Che hanno... E poi ci ha pensato il direttore di gara di vaccinarle con delle soluzioni, con delle decisioni che sono estemporanee. Con dei drive-thru che hanno quindi un po' rimescolato la situazione, soprattutto ricordiamo che Cristoni è stato penalizzato con il drive-thru, anzi lo è stato Speaker Was, ma è riuscito a recuperare perché ha veduto chiaramente nelle prime fasi della gara. Frimut invece si era tra l'altro anche girato, quindi aveva fatto un primo recupero, gara tutta in salita per lui. E poi invece è stato penalizzato. Vedi, con il Claudio, per... con un fisico d'atleta, campione di triathlon, in questo momento sta subendo gli effetti di una condizione fisica che non è ottimale, perché quel tempo lì non nasce dai problemi di macchina, nasce dalla stanchezza fisica che produce mancanza di concentrazione. 46 e 5. Adesso vediamo cosa fa il giro dopo, però Claudio in questo momento, nonostante la sua fisicità, secondo me è in difficoltà fisica. Anche perché comunque è il primo weekend che lui gira su questa vettura, o no? È una macchina, sì, in queste è impegnativa. Sì, è già guidato in queste condizioni, sì. È una macchina che non ha ABS, attenzione, e che poi pesa soprattutto 1470 kg. Quindi, diciamo, abituato con l'app, come dici tu, giustamente. Esatto, capisci. Non, a lui piace molto, molto la Ginetta, invece, proprio perché è una piccola macchina da corsa, una piccola Viper. E la Ginetta, dicevamo, è vettura veramente dai tanti pregi, perché costa poco in rapporto chiaramente alle altre vetture ugualmente performanti, ha anche una semplicità ed economicità di gestione perché ha poca elettronica, quindi anche una squadra che non sia quella ufficiale può metterla a punto nel modo giusto e soprattutto esatto, è divertente. Esatto. Ma tutto questo campionato Elisa ha fatto una cosa intelligentissima. Il problema è che si annunciano decisioni diverse l'anno prossimo, per cui cominceranno ad arrivare delle macchine da 200.000 euro, da 180.000 sterline, e quindi cambierà tutto. Vedremo cosa succederà l'anno prossimo. Intanto il confronto serrato, vedi qui invece mentre sta per scadere il tempo regolamentare non ci si ferma ai risultati ottenuti fino a questo momento. Tra Maserati della scuderia Giudici vediamo Fogliani, compagno di squadra del pilota canadese Baxter, che va a guadagnare una posizione alle sue spalle con la vettura celeste Pastello, che ora finisce leggermente fuori, c'è Jaguar che viaggia in ottava posizione e intanto siamo vicinissimi ormai alla bandiera a scacchi, perché ecco che scade fra un secondo, in questo momento scade il tempo e quindi la bandiera scacchi è pronta a salutare l'arrivo di Lefterov, che fa doppietta e può festeggiare. Prima Italia poi si gira traguardo. Anche ieri, si gira. Comunque non onore al merito Lefterov e a Castellazzi, perché hanno fatto una cosa molto buonissima. Ha esagerato. Guarda, Luca, che bravo.
eccolo, grande gara di Magnoni. Luca Magnoni che sigla la seconda posizione assoluta, la prima della categoria ES, ricordiamolo per i nostri amici che sono a casa, li aiutiamo chiaramente a districarsi. L'altro si è fermato per l'aperitivo. Grande Gianni Giudici, è un privilegio averlo in cabina di commento con se vuoi puoi portarmi a casa. Ecco qui il noi ci diamo appuntamento al Mugello, prossima gara, spero che tu ci sia, e abbiamo il Claudio Giudice che chiude quindi in terza posizione, ha alzato un po' il tempo, è un po' incredibile, secondo me sei anche cattivissimo con i tempi, lo controlli, gli dici che si deve allenare di più appena finisce la gara. Lui dice a me che sono ridotto oramai a un ectoplasma, lui che fa tre sport, quattro sport, eccetera, guarda che fine ha fatto. Ecco. Perché questo è un calo fisico, non è di macchina, attenzione. Quarta posizione per Cristoni, quinta piazza per Frimut che va a completare il podio della categoria ES Plus, e poi sesta piazza per Gentili, poi Fogliani, Giagua, Lasagni, Blomstedt, davvero sottotono l'equipaggio finlandese e svedese, poi Frazza e Zonef. Gianni, secondo me tu hai adesso tutte le intenzioni di andare al podio. No. Mi sembra che ti stia per alzare, no? No, vedi, sono soddisfatto del modo che lui ha avuto di comportarsi in questi giorni con i ragazzi in pista, eccetera. È impressionante che un ragazzo di 20 anni che non ha mai fatto go-kart, che non ha mai fatto un monoposto, abbia guidato 450 cavalli senza fare disastri. Io sono orgoglioso, come ieri sera, di quello. Immagino. Adesso un problema grosso suo, come dire, l'università, ha guidato, se non lo metto a piedi. Ha guidato davvero in maniera pulita, esatto. Quindi questo è, considerando che la sua prima esperienza con una vettura così pesante e prestazionale è davvero encomiabile. Tra l'altro anche diciamo, la gara in notturna di ieri è stato anche un bel banco di prova con qualche difficoltà in più. Con molte difficoltà in più. La classifica. Lefteroff, Magnoni, Giudice, Speaker Vos e Cristoni, Frimut, Gentili, Fogliani e Baxter, Stefanelli e Giagua, Lasagni e Eliste Gangas e Blomstedt a chiudere la top 10. Una gara che per loro è stata un po' sottotono, soprattutto con Blomstedt che è stato afflitto da problemi fisici e quindi è arrivato fine in fondo Frazza, che come ti dicevo prima non sta benissimo. Frazza undicesimo, sì. E sono tutti meritevoli, tutti, io conosco le situazioni specifiche, sono tutti meritevoli. Il problema è che mischiato le carte, le mischiate come al solito male. Allora, Lefteroff ha chiuso con un vantaggio di 7 secondi e 2 su Magnoni, e poi a seguire dicevamo tutti gli altri. E vediamo intanto i piloti che stanno raggiungendo la pit lane. Ricordiamo fin da ora l'appuntamento conclusivo della stagione sarà nel weekend del 17-18 di ottobre, quindi tra poco sul circuito del Mugello. Naturalmente vi seguiremo e vi porteremo a casa le immagini con chiaramente la nostra diretta, ma l'invito è quello di venire in pista per poter vedere dal vivo queste gare, anche per poter conoscere i piloti, vedere le vetture. E l'ingresso, lo ricordo, è assolutamente gratuito nel contesto degli ACI Racing Weekend. Tutte le informazioni, guarda, naturalmente le trovate sul sito ufficiale. Davvero, beh, insomma, un po' accaldato, ma non eccessivamente provato. Hai ragione Gianni, quindi Lefteroff, le immagini ora che ci vanno a sintetizzare questa gara, che ha visto la pole position proprio di Pavel Lefteroff con la Lotus di colore nero molto grintoso, che va subito a chiudere per prima la prima curva, le schermaglie delle prime fasi con Lasagni che rimane coinvolto. E qui abbiamo il contatto tra Speaker Boss e la vettura di Frimut che si gira, poi ci sarà il Drive Trooper Speaker Boss, ancora contatti. E questa anche la bagarre che ha visto coinvolto Konef, che si è girato più volte. Qui il largo Stefanelli. Di Stefanelli, che è stato bravo però a ridare subito direzionalità alla sua ginetta. Speaker Boss che va a recuperare posizioni, ricordiamo anzi Speaker Boss che poi ha condiviso l'abitacolo con Cristoni. Ancora
questo è il recupero di Fremont, che è stato penalizzato da un drive-thru anche lui, e Pavel Efterov che va a siglare la quarta vittoria consecutiva sia nell'assoluta che nella categoria ES, dove S-Plus, dove però la S-Plus, ricordiamo, non per il fatto che Fremont, e questo è Claudio Giudice che taglia il traguardo in terza posizione assoluta, seconda della S-Plus, dove dicevamo il fatto che Fremont abbia cominciato a vincere fin dall'inizio della stagione e chiaramente invece l'Efterov è entrato soltanto a Spa, fa sì che Fremont abbia accumulato talmente tanti punti che è già matematicamente campione della categoria S+. Quindi la situazione rimane aperta invece per la categoria ES, dove leader della classifica fino a questo punto sono, credo che si confermino, bisognerà andare a fare i conti, però Fred e Marco, come vengono chiamati da voi nel team e nel paddock del Euroseries da Nova Race, 128 punti per loro, 100 per Magnoni prima di questa gara. Adesso si baciano e si abbracciano. Eh sì, piloti che gente, diceva qualcuno. Esatto, Ferrari, piloti che gente. Ed è vero perché è davvero uno straordinario, splendido mondo quello dei motori. È affascinante, credimi. Che ci riserva delle grandi sorprese. Gianni, dalla regia mi dicono che dobbiamo chiudere il nostro collegamento, quindi io ringrazio Gianni Giudici per essere stato con noi. Appuntamento alla prossima. A che ora ti aspetto? Alla prossima gara, chiaramente in diretta dal Mugello. Non mancate, un saluto da Fiammetta alla Guidara. Ciao! Ciao.